Benvenuti in un nuovo video. Allora, questo qui sarà, si ha in mano la mia barretta. Questo video sarà mangio per 24 ore solo barrette proteiche. All'inizio volevo fare solo snack proteici, però snack alla fine riguardava anche il salato, quindi non ho tante cose salate proteiche, quindi ho deciso di farle direttamente. Mangio per 24 ore solo, solo barrette proteiche e tutto a posto. Allora, io inizio questa challenge che sono le 21.08, tassativo, vi faccio lo screen del 15 gennaio, perché sicuro non si vede una pippa, quindi io vi metto lo screen, meglio così perché altrimenti va tutto fuori fuoco e non va bene. Ho deciso di iniziare prima così da finire domani che è 16 gennaio allo stesso orario, così poi posso editarvelo e ve lo metto anche il giorno dopo. Allora, iniziamo. Tutte le barrette che vedete in questo video le trovate sul sito di All Supplement. Sapete che giù nell'info box trovate il mio codice di sconto che gira a 0,10. Ho deciso di farlo perché in tantissime avete chiesto: mai provato quella, mai provato quell'altra. Così indirizzo le persone a questo video e le proviamo insieme. Così vi do anche un voto. E ovviamente qui troverete tutti i valori nutrizionali. Allora, questa è la barretta My Protein Pro The Carb Crusher. Ed è dark chocolate e salt, cioè cioccolato fondente e sale. Eccola qui, oh. Non vedo l'ora, ovviamente già avete visto i valori ed è da 60 grammi. Scusatemi se mi impappino, ma sto perdendo colpi. Oddio, profumo tantissimo di cioccolato fondente, infatti è scura. Così, io me l'aspettavo un po' più diversa, sono sincera. Comunque c'ha questo strato di cioccolato fondente sopra e poi dentro è come se tipo biscotto. Proviamo. Allora, sinceramente, è buona, ma non è niente di particolare, perché si sente solo di fondente, sale proprio lieve. Forse se era tipo cioccolato fondente e caramello, caramello salato, era una bomba, però così, niente di che, si presenta anche abbastanza dura. No. Sinceramente io proprio di salato non sento niente. Sento solo questa presenza di fondente forte. Sinceramente ho assaggiato di meglio. Sinceramente, non è quella cosa che mi fa dire: oh mio Dio, che buona, oh mio Dio, è buonissima. No. Conclusione: il mio voto per questa barretta è un 6. Non gli do un voto di più perché non le merita. Sinceramente, anche un 5. Però sono buona, quindi gli do un 6. E quindi niente, noi ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. Buongiorno, sono Leo. 7, aspettate un messaggio del giovedì 16 gennaio. Ecco qui, non so se vedete, ma penso proprio di no. Beh, comunque sono le 7 del mattino del 16 gennaio. Stamattina andiamo a fare ovviamente colazione. Ovviamente latte e caffè, perché da come si può sentire dalla mia voce sto proprio a zero. Quindi ho fatto una bella tazza di latte caldo. Ma sapete che nelle mie challenge latte e caffè, latte con proteine, sono a mix. Allora, prima, all'inizio volevo provare
i pancake già pronti, però comunque non è una barretta, è uno snack, tra virgolette, e quindi non va bene. Vabbè, lo proveremo comunque insieme. Allora, questo biscotto della It's Pro, gusto cioccolato bianco e lamponi, mirtilli, non ricordo come si chiama questo gusto. Eccola qui, oh. Oddio, che profumo. Però ovviamente si è rotta. Allora, è così, oh. Molto morbido. Ci sono i pezzettini dentro di saspetti di mirtillo lampone, ma non ricordo come si chiama. La faccia è buonissimo. Sembra di mangiare un panettone con l'uvetta, ve lo giuro, è no, troppo buono. Inzuppiamo. Di solito questo gusto sa sempre di chimico, invece stavolta no. Continuiamo con lei, che è la granade, la barretta della Carb Killa gusto peanut butter. Mamma mia, come profuma, sembra Reese's. Allora, è così. È spettacolare. Assaggiamo. No, vabbè. No, ci saranno proprio i pezzi di burro d'arachidi. Vabbè, proprio di arachide. È una bomba. Allora, ricapitoliamo. A questo biscotto qui io gli do un bel 7, che sinceramente era molto valido, anche 7,5. Lei si becca 9,5, 10. Cioè, raga, è una bomba, veramente una bomba di sapori. Quindi niente, raga, la colazione è anche andata. Noi penso che ci vediamo direttamente con il pranzo, perché oggi sì, devo andare a scuola per l'assemblea. Poi vabbè, devo andare a fare un paio di cose, quindi noi penso che ci vediamo con il pranzo, però chi lo sa. Eccomi qua, sono Leo, 13:41, sempre screen, no? Eccolo qua, io adesso vado a fare il pranzo, scusatemi se ovviamente barrette, scusatemi se vedete il verde, ma non è neanche la luce e la finestra che ho qua, quindi non fateci caso, per forza qui, perché nella mia classica postazione
Non ci sono i riscaldamenti, io da poco comunque sto guarendo da febbre e non voglio ammalarmi solo per questo, quindi scusatemi. Però vabbè, il succo della situazione è provare le barrette. Allora, questa qui è la Protein Snack gusto pistacchio della Self. Allora, io ho un po' paura. Eccola qua. Vediamo un po'. Sta di mandorla. Allora, si presenta come un torroncino classico. Vediamo. Classica, così. Buona. I valori raga infatti sono ottimi. Ha tipo 5 grammi di grassi. Allora, non sa di pistacchio. Però è un misto tra mandorla, cioccolato bianco e pistacchio. Raga, però è fenomenale. Dentro sembra tipo pan di Spagna, non so, o quei biscotti, non ve lo so descrivere. No, comunque, super morbida. È buonissima. Praticamente, quando ero piccola, mia nonna comprava sempre delle caramelle che erano di questo colore qui, ma non ricordo come si chiamano. Spero che mia sorella si ricorda, così ve le lascio qui, quelle là gommose, marroni, che di solito si trovavano anche tipo metà tipo bianche e metà marrone, però non mi ricordo il gusto, vaniglia e caramello. Se non mi sbaglio, sì, stessa consistenza e stesso sapore. Bellissima. Comunque, raga, prendetele. Queste qui sono fenomenali, veramente. Questo è gusto pistacchio. È fatto bene a prenderlo. È buonissimo. Infatti, io lo riprenderò. Io sono rimasta scioccata, perché infatti io già ho detto, vabbè, questa secondo me mi delude, proviamola, togliamoci il pensiero. Invece no, scioccata. Buonissima, buonissima, buonissima. Il mio voto è 8, pure 8 e mezzo. Sinceramente se le merita tutte, infatti sono scioccata. La seconda barretta è questa qui della Hippie ed è gusto cookies double choco. Mi ispira tantissimo. Non so se si veda. Vedo che profumino. È enorme. No, vabbè. È stupenda. Oh mio Dio, cioè guardate quanto è bella. Sembra di mangiare uno Snickers. Uguale al Kit Kat. Sembra questa combo. No, vabbè. Ma che spettacolo è. No.
ragazzi, ho pochissimo tempo di autonomia per registrare, infatti eccola qui, oh. La barretta è rimasto giusto un pezzettino che dopo finisco, però ci tenevo, ne approfitto proprio per questi 2 minuti che mi rimane, per darvi la recensione. Posso dire che tra tutte quelle che abbiamo provato da stamattina e ieri, amò, per me questa ha vinto, per il momento lei ha vinto, infatti si merita più di un 10, devo dire che poi dopo alla fine vi faccio proprio la classifica, però lei dovete prenderla. Lei si merita pure 1000, ormai per me ha vinto, perché raga proprio è un insieme di sapori che io alzo le mani, cioè veramente per quello che costa ne vale la pena. Quindi raga, mi raccomando, questa nel prossimo ordine sul supplement prendetela, perché merita, 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 che è come me che adora provare nuove barrette, questa fa il caso vostro, la dovete prendere. Quindi niente raga, io vado a finirmi questo giusto morsetto che è rimasto, vado a finirmelo e poi noi ci vediamo direttamente dopo o con la merenda o con la cena, però penso con la merenda. A dopo! Eccoci qua con la merenda, sono le 17.38, devo dire una merenda un po' troppo tardi, ma vabbè. Questo è il penultimo pasto della giornata. Scusatemi se mi vedete fantasmino, se mi vedete scura, ma in questo video non sto vedendo niente, a parte che la luce non è un granché, poi purtroppo perché porto gli occhiali, quindi non posso mettermi le luci sparaflesciate, perché dopo si vede negli occhiali, vi può dar fastidio, un casino, quindi scusatemi. Però penso che comunque si vede bene. Alla fine di questo video vi dirò anche le calorie totali della giornata. Allora, oggi andiamo a provare questa qui che penso sia marchio Fulfill, non so come cavolo si pronuncia, tutte queste barrette, questi nomi strani. Ok, mica sta all'incontrare, no. Ok, eccola qui, a gusto. Cioccolato bianco e cookies. Oddio che profumo. Wow, che bella. Aspetta, com'è? Spero che si vede bene. Ok, a profuma. Assaggiamo. Allora, sinceramente il cioccolato fuori è molto buono. Morbida, ma allo stesso momento croccante. Anche questo strato, non so se lo vedete, questo strato di caramello, io penso che si vede, però molto buono. Ricapitolando, non è male, però devo dire che non è neanche tanto
quella cosa che ti fa dire oh mio Dio, però devo dire che è molto buona, niente male rispetto alla prima che abbiamo provato della My Protein, questa si salva proprio 100 volte in più. Allora, sinceramente io do un bell'otto. Io do un bell'otto perché comunque il cioccolato fuori era molto buono. Infatti era molto sottile. Infatti il primo morso si sgretolava tutto, da come avete visto. Però devo dire molto buono. Io ovviamente ho fatto un macello a terra, un macello addosso, ma questa è la normalità. Raga, comunque io ci tenevo a dirvi pure delle cose. Io ho fatto questo video un po' come tutte le mie challenge dove testiamo insieme, vediamo un po' se si può comunque anche tra virgolette sopravvivere per 24 ore mangiando solo barrette. È vero forse, ma un po' come tutte le challenge, tipo più queste qua così, no? Tipo le challenge dei colori, più queste qua tipo 24 ore barrette, 24 ore solo quel marchio, oppure 24 ore, cioè ho fatto di peggio, tipo 24 ore solo calendario dell'avvento, è più una cosa mentale che dice oh mio Dio, ma mangiasse chissà che cosa, però poi alla fine finisce la challenge, io mi ritrovo sempre a dire oh mio Dio, cioè ce l'ho fatta, sono arrivata anche a concludere questa challenge. E niente, quindi ragazzi, in questo video ho preso un bel po' di, con questo video ho preso un bel po' di proteine. Infatti, dopo vi faccio vedere proprio la giornata. Sono stata parecchio in deficit calorico, infatti non è proprio la cosa in sé di mangiare per 24 ore comunque solo barrette, ma è dopo un po' che comunque sono carboidrati bassissimi, perché vi dico che tra tutte le barrette che abbiamo mangiato, all'incirca sono sui 60-70 grammi di carbo, che sono davvero pochi, pochi, pochi. Pensate che da stamattina ho fatto già 12.000 passi. La pecca è che non sono riuscita ad andarmi ad allenare, no perché io non volessi, ma proprio per esigenze non potevo, per alcuni motivi che vabbè, però ne ho approfittato per fare delle cosine a casa, visto che non sto mai, quindi ne ho approfittato, ci voleva, e niente, quindi vabbè. Vado ad allenarmi domani oppure sabato, perché anche domani è un po' una giornataccia, ma va bene così, raga. E niente, quindi adesso ritorno a fare quello che stavo facendo. Ho fatto giusto un break per questa pausa. Scusatemi per la mia voce, ma non mi vuole più ritornare. E quindi niente, io adesso vado a fare quello che stavo facendo. Quindi ci tenevo ad aprire questa parentesi. Io lo faccio, ma non è detto che lo dovete fare anche voi. Questo è un esperimento, è un test, è una cosa anche per portarvi un contenuto diverso sul canale. Ovviamente il mio canale è incentrato sul fitness, su dieta flessibile, what eating a day, ci saranno tantissimi what eating a day, sia normali che anche vegan. Mi piace un po' anche, vedendo pure i video di Giovanni Fois, sapete che io guardo comunque i suoi video, chi mi segue da tanto tempo lo sa. E nulla, lui vabbè sta facendo questo esperimento di un mese di vegano e io vabbè lo seguo sempre, c'è qualsiasi video che fa lui, io volano, apro il suo canale, mi vedo il video, mi trovo a fine video che dico oh mio Dio, è finito il video. È una bravissima persona, si vede, traspare tantissimo dai video. E quindi io mi sono ispirata un po' vedendo lui vegan, questo mese di vegano, ovviamente sono dopo di lui si è scatenato tutti i vegani, ma vabbè. E io ho deciso di distinguermi un po', non volevo fare nessuna una settimana da vegano, no. Voglio portare una cosa tra virgolette mia, cioè nel senso molti fanno i what eating a day vegan e quindi ho deciso di non fare queste challenge tipo 24 ore vegano, ma di portarvi proprio what eating a day dove cuciniamo insieme, chiacchieriamo insieme vegan. Fatemi sapere se questa cosa vi può piacere, quindi lui è stato il mio ispiratore. Tra virgolette, diciamo così. E niente, raga, quindi io sapete che io mo non finisco più di parlare, quindi adesso spengo la videocamera e ritorno a fare quello che io stavo facendo, l'ho detto già 50.000 volte, Giulia, ma vabbè. E noi ci vediamo dopo con l'ultimo pasto. Eccomi qua con l'ultima parte della challenge, sono le 20.05, anche questa challenge si conclude, ovviamente screen, e stasera andiamo a provare questa qui della PHD Smart, ma non so come si pronuncia, eccola qua, allora,
se riesco ad aprirlo. Bella grande. Wow, no, sembra tipo il lion, ma vabbè, assaggiamo. Che poi scusatemi, no, il lion, ma il lion. No. Buono. Ma. Il gusto caramel crunchy è fuori il fondente, però dentro è troppo dura. Buono. Allora, il mio voto per questa barretta è 7,5. Buona, mi aspettavo qualcosa in più, forse perché era duretta, non lo so, però niente male. Secondo me anche gli altri gusti sono buoni, infatti sicuramente li proverò perché comunque come barretta è molto valida. Allora, oggi in totale ho assunto 1287 calorie, quindi per dirvi. Quindi ho ancora 1300 calorie che avanzano, infatti stasera, visto che ho concluso la challenge, quindi posso mangiarla, visto che mi mangiano la pizza, mangerò la pizza anche io, perché vi dico anche il resoconto delle calorie. Pensate che oggi ho fatto già 12.000 passi, da come forse già vi ho detto, ho assunto 112 grammi di proteine nella giornata, 100 di carbo, pensate che ne ho ancora 200 che mi avanzano, vabbè, 15 grammi di fibre, 20 grammi di zucchero e ho ancora 84 da mettere, quindi poi grassi 53, ho ancora 20 grammi di grasso, grassi da consumare, quindi un bel po' 50 di proteine, quindi per dirvi questa challenge è stata super super proteica, quindi stasera una bella pizza meritata e poi vi metto ad editare questo video così domani che è 18. No, domani che è 17 vedete anche il video. Adesso vi faccio la classifica delle barrette di questa giornata, quindi mettiamo un po' primo posto, ultimo posto. Allora, eccole qui io. Allora, al primo posto sinceramente io metto questa qui della Hippie, perché era fenomenale, infatti è stata la barretta che io sono rimasta, oh mio Dio. Infatti lei, primo posto. Poi, ho fatto un macello qua a terra. Secondo posto, bella scelta, metto questa qui della Carb Killa Peanut Butter, la meritava troppo. Terzo posto, io sinceramente metto questa qui perché non mi aspettavo che, cioè, che era così buona. Metto questa qui della Self a Pistacchio, quindi si è meritata al terzo posto, ebbene sì. Quarto posto, io ci metto il biscotto perché sinceramente era particolare, infatti perciò questa barretta qui è andata al terzo posto. Al quarto posto metto questo qui che è il biscotto Lights Pro. Quinto posto, quinto posto metto lei, che è questa qui Smart, l'abbiamo provato prima. 1, 2, 3, 4, quindi sesto posto metto invece questa qui della Fulfill, Fatfill, non so come si pronuncia, questa qui. E ultimo posto lei, della Me Protein, perché ha fatto veramente schifo rispetto agli altri. Quindi queste sono state tutte le barrette che noi abbiamo provato. Ok, eccoli qui, quindi spero che questa challenge vi sia piaciuta. Mi raccomando, scrivetemi giù nei commenti che sapete che io vi leggo sempre. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale. Ciao!